primo gol ufficiale col Parma, un gol decisivo, ti ho visto anche un po' commosso, una bella soddisfazione, magari dopo un periodo non facilissimo. Sì, fa sempre piacere far gol, soprattutto abbiamo vinto una partita importante, l'ho detto ai compagni, che stiamo passando veramente un periodo difficile, e a Lilla che ci dispiace molto che è appena arrivata, si è fatto male, speriamo che non sia nulla di grave, però questo gol è molto importante per me e per la squadra. Paradossalmente hai fatto il gol più difficile perché hai fatto una discesa straordinaria, forse hai sbagliato prima un gol più facile. Sì, infatti ero un po' rammaricato, soprattutto anche il primo tempo, che ho speso molto e mi sono mangiato un gol, poi il secondo tempo l'ho visto all'ultimo sul calcio d'angolo, l'ho buttato addosso il portiere e poi dopo è andata bene, sono contento che almeno è entrato uno. Senti, questa Coppa Italia siamo i quarti, quindi non dico che l'obiettivo è vicino, però inizia a diventare, vedendo appunto l'obiettivo non troppo distante, un qualcosa di concreto e non magari una competizione nella quale così dosare le forze. Ma noi giochiamo al massimo tutte le partite che ci sono, quindi adesso è passata la Coppa Italia, siamo contenti di aver vinto, ma la priorità è sicuramente la salvezza, che è la cosa più importante, che dobbiamo cercare di fare i punti assolutamente. Domenica c'è la Samp, per te anche la gara dell'ex, speri di esserti un po' rilanciato, con questo gol ti farebbe particolarmente piacere magari affrontarlo. Ma ho dei bellissimi ricordi alla Samp, perché ho vinto il campionato con loro, ho dei bei ricordi e fa sicuramente un certo effetto giocare contro di loro, speriamo che sarò a disposizione della partita. Sul mercato, continui. Resti, il suo nome è stato fatto più volte nei giorni scorsi, però oggi mi sembra che tu abbia dato una risposta anche da questo punto di vista. Insomma, tu resteresti volentieri a Parma? No, io sono un giocatore del Parma, ho un contratto col Parma e in questo momento penso al campionato, alla salvezza e agli obiettivi che ho col Parma. Quindi sono cose che a me non mi toccano, degli obiettivi di migliorarmi, di crescere insieme alla squadra. Quindi sono fiducioso di rimanere qua e sono contento di restare qua.